Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo episodio su The Sims. Come prima cosa in questo episodio voglio andare a modificare i look dei genitori, quindi di Jessica e di Mark, e renderli un po' più genitori appunto, visto che hanno dei look, specialmente Jessica, abbastanza da ragazza, da giovane adulto, quindi andiamo a modificare qualcosina. E poi un'altra cosa che voglio fare in questo episodio è giocare specialmente con Tommy e mandarlo un po' in giro per la città, insomma, vedere cosa possiamo fare con lui. Quindi passiamo ai look intanto di Jessica e andiamo sui look quotidiani. Forse per lei ce ne sono due, esatto, questo è il primo e questo era il suo secondo look quotidiano. Direi che questo forse non è neanche malvagio per la sua età. Allora, vediamo, corpo intero, che altro possiamo, che altro c'è? Allora, una cosa un po' più seriosa, diciamo. Allora, questa tutina, questo vestitino azzurro con i fiorellini, ad esempio, come vi sembra? Lo vedo sì decisamente più da signora, quindi potrebbe andare. Oppure c'è rosa, se no c'è bianco, oppure grigio. No, facciamo azzurrino che mi piaceva molto. Ok, e per le scarpe io direi di mettere queste che mi piacciono molto. Magari queste bianche che stanno bene con il vestito. Ma sì, dai, poi cambiamo i capelli. Ci sta, dai, andiamo a cambiare i capelli che è un po' che li ha così. Vediamo cosa possiamo mettere. Allora, capelli corti, no, questi non mi piacciono. Così, questi sono quelli che ha Giorgia. Proviamo a farli castani, questi sono troppo chiari. Questi sono quelli che ha Giorgia, sì. Così un po' più chiari, magari dai, si è schiarita le punte. Che dite, sta bene così? A me non dispiace. Teniamoli in considerazione. Se no ci sono questi che sono praticamente uguali ma hanno altri colori scuri. Che belli anche questi. Dai, lasciamoli a questi, mi piacciono. Ok, quindi look quotidiano ce l'abbiamo. Look formale, metterei ancora gli stessi capelli a questo punto. Quindi questi, no, erano questi, se non ricordo male, esatto, questi. Il trucco, magari cambiamo il colore delle labbra. Labbra, mettiamo un nude che è sempre molto bello. Ok, perfetto. E poi il vestito. Questo vestito mi piace molto, devo dire. Ma è ingrassata un po', Jessica. Sì, è ingrassata un pochettino. Torniamo. Decisamente ingrassata. Ah, ma certo, è incinta. Oddio, non mi ricordavo più, è vero, è incinta. Corpo intero, vediamo cosa possiamo metterle. Allora, quello di prima devo dire che mi piaceva veramente molto. Questo l'avevo utilizzato all'inizio di questa serie, mi ricordo. Quindi cambiamo. C'è questo, che però non mi convince molto. Questo era quello che avevo adesso. Mettiamole a questo. Allora, rosa, viola, giallo, no, giallo non mi piace per niente, azzurro, che bello questo azzurro, ok. E le scarpe, devo dire che queste già mi piacciono molto, magari facciamole con la suola azzurrina, così sta bene con il vestito, altrimenti un po' più scuro sul grigio. Le lascio perché mi piacciono, quindi loro. Passiamo poi al look sportivo, e sul look sportivo cambiamo i capelli e facciamo una coda alta. Nel frattempo anche oggi ci sono dei rumori che provengono da fuori, mi dispiace, tutti i sabati puntualmente succede così. Allora, mettiamo una coda, vediamo se ce l'ho. Potremmo lasciare questi, che è una treccia bassa, una coda bassa, che così ha i capelli raccolti, per il look sportivo ci sta decisamente. Magari cambiamo il colore della maglietta, perché comunque questo look mi piace molto. Vediamo cosa possiamo mettere. Questo verde. Ma sì, dai, lasciamo così che mi piace. Mi piace questo look. Poi passiamo al look da notte. Cambiamo i capelli, quindi torniamo a quelli che avevamo scelto prima.
questi, mettiamo il solito colore che è questo, ok, e poi direi decisamente di cambiare il pigiama, perché questa maglietta ha stufato. Mettiamo questo, è un... no, non mi piace neanche un po'. Questo accappatoio, magari togliamo le scarpe. Ok, se no c'è la camicia, questa l'aveva già utilizzata. Oppure questo. Che bello questo. Grigio o rosa. Dai, questo fucsia è decisamente più acceso, mi piace. Mamma mia che seno che gli è venuto anche. Ah, però... quindi questo è il look da notte, poi passiamo al look formale. Ah sì, il look formale l'avevo messo questo. Allora cambiamo i capelli e mettiamo... look da festa, non formale, scusate. Questo com'è? No... facciamo così, così ne abbiamo di più. C'è questo con la frangetta, oppure c'è questa coda molto alta, o questi super super mossi. Questi mi piacciono, dai, lasciamo questi. Il colore dei capelli leggermente più chiari, così. Ok, cambiamo magari il vestito, che è un po' che ha questo adesso, e mettiamo comunque un vestito molto particolare. Questo, che bello, sta benissimo con questo. Se no, questa tutina, forse era il secondo look però che avevo scelto per lei, questo, sì esatto, quindi cambiamo e mettiamo questa. No, decisamente no. Ma sapete cosa faccio? Metto ancora quello che aveva prima e cambio il colore che mi piaceva molto. Allora, qual era? Questo, sì, aveva questo, perfetto. Facciamolo verde, azzurro. L'unica cosa, peccato per i capelli qua che si segnano un po'. Però vabbè, dai, lasciamo così. Ok. E poi l'ultimo look da piscina. Allora, torniamo ai soliti capelli e cambiamo il costume e mettiamo... un costume intero, dai, questo con le palme, viola, azzurro, pure c'è tutto bianco. Questo tutto bianco mi piace. Ok, e i look di Jessica li abbiamo fatti ricapitolando: look giornaliero, look quotidiano, formale, sportivo, da notte, da festa e da piscina. Adesso passiamo ai look di Mark, che sono un po' un problema in quanto ho praticamente pochissime cose da uomo, molto meno rispetto a quelle da donna. Ad esempio qua è decisamente troppo invernale, quindi mettiamo una maglietta a maniche corte e via, così veloce. E mettiamo, ma sì, questa non mi dispiace, se no c'è tutta grigia. Dai, un tocco di colore, lasciamolo rosso. Pantaloni, questi jeans bianchi, ok, perfetto. So in realtà che per Mark anche questi look non sono poi così da adulto, perché poi il suo prossimo passaggio d'età sarà anziano, però non ho molto, quindi gli lascio questi. Look formale, magari direi cambiamo soltanto il colore della camicia e mettiamo magari giacca, cravatta, tutto così. Oddio, non mi piace molto però. Così, ok, dai, questo. Poi abbiamo look sportivo. E cosa abbiamo? Allora, cambiamo i pantaloni, mettiamo questi. Magari cambiamo il colore, facciamoli grigi, mi piace il grigio se non l'avete capito. Scarpe, mettiamo le superstar, che stanno decisamente meglio. Dove sono? Aspettate, le ho perse. Eccole qui. Le classiche. E la maglietta
mettiamo questa con i fiori oppure questa col teschio. Ok, dai, lasciamo questa. Un po' da ragazzino, però lasciamo questa. Sì. Look da notte. Allora, per il look da notte cambiamo i pantaloncini e mettiamo dei pantaloni lunghi, tipo questi, azzurri. Ok. E la maglietta facciamola bianca. I capelli li lascio perché mi piacciono questi. Look da festa. Allora, look da festa, vediamo un po'. Questo è il maglione che indossa Derek. Utilizziamo invece per lui, vediamo un po' cosa c'è. Bella questa magliettina, mi piace. Cambiamo i pantaloni e mettiamo i jeans, o meglio questi pantaloni un po' morbidi. Cambiamo però le scarpe, che non mi piacciono, e mettiamo questi. Oddio, non ci stanno molto bene. Torniamo alle classiche All Star. No, dai, mettiamo questi, facciamo questo colore che sta bene con il resto dei vestiti. Ok, poi andiamo look da bagno, costumi da bagno. Magari cambiamo il colore di questo e facciamolo. Prima ce l'aveva azzurro, poi gliel'ho messo scuro, adesso mettiamolo giallo, un tocco di colore. Ok, anche i look di Mark li abbiamo completati, ottimo. Già che ci sono, passo a sistemare anche i look di Simone, che è arrivato. Simone, l'abbiamo fatto passare d'età, adesso è un bebè. Arriviamo ai look di Simone. Mi avete detto di lasciare i capelli rossi, quindi glieli lascio. Faccio velocissimamente qua perché sennò diventa super lungo. È una cosa che voglio fare da ora in poi, è cercare di fare i video un po' più corti, quindi speriamo di farcela già da oggi. Allora, questo cos'è? Il look quotidiano. Mettiamo una magliettina maniche corte perché è ancora estate. Mettiamo questa con la rana verde, che bella, molto carina. E pantaloncini mettiamo, vediamo un po'. No, questi non stanno bene. Facciamo questi, facciamoli chiari. E cambiamo le scarpine, mettiamo queste con le nuvolette e facciamole verdi come la maglietta. Ok, poi look formale, vediamo un po', mettiamo una camicetta che ci sta sempre bene, gialla, poi pantaloncini, mettiamo questi grigi, rosa, che belli questi rosa, facciamo così, e scarpine, mettiamo le All Star e facciamole bianche, tutte bianche. Ok, look da notte, ma Dio che bello questo, corpo intero, cambiamo magari il colore, facciamolo azzurro verde, oppure c'è grigio o giallo con leoncino, facciamo questo giallo con leoncino. E poi look da festa, no vabbè, guardate che bello questo. Che carino, togliamo le calzine e gli accessori, però è una cosa che non mi piace, però sono gli occhiali, quindi questi togliamoli, se no possiamo fare questo, dai, che è un po' più da bambino, questo con il leoncino come il pigiamino. Ok, quindi a questo punto direi cambiamo le scarpe, facciamole con le righe gialle. Perfetto, ed ecco qua i look di Simone. Quindi, ricapitolando velocemente, look quotidiano, look formale, look da festa, da notte, e look da festa. E anche qua abbiamo fatto, perfetto. Adesso iniziamo a giocare e giochiamo con Tommy. Ed eccoci qua. Nella scorsa puntata abbiamo scoperto che Jessica è rimasta incinta, infatti le è già cresciuta un bel po' la pancia. Vediamo dov'è Tommy. Allora, sono le 2:54 di notte, le 3 di notte ormai, quindi mando tutti a dormire e poi domani mattina iniziamo a giocare con Tommy. Ed eccoci qua, sono le 7 del mattino, Tommy si è svegliato e sta facendo colazione. Oggi cosa deve fare? I compiti li ha già fatti, consegui il livello 2 di abilità, per sviluppare un'abilità del sim, usa oggetti, esegui interazioni sociali o leggi un libro correlato all'abilità in questione.
Ok, allora io direi facciamo una cosa, oggi è martedì quindi lui deve andare a scuola, giusto? Dalle 8 alle 15. Ok, quindi niente, lo mandiamo a scuola e dopo, quando torna da scuola, giochiamo con lui. Quindi mandiamolo a scuola, vai a scuola. Ok, e anche Mark deve andare a lavoro, ma non ho capito perché risulta al lavoro, ma in realtà è a casa. Boh, non so perché succede questo, forse devo neanche riavviare il gioco perché l'avevo riavviato prima, vabbè, comunque lasciamo così, non fateci caso. Anche Emma è andata a scuola, perfetto, abbiamo tutti a scuola, tutti al lavoro, anche Mark fra pochissimo, anzi forse è già andato. No, aspettate, non me lo fa selezionare, ma perché? Bel lavoro Emma, realizzare progetti scolastici ha un impatto decisamente positivo sui tuoi voti, continua così. Sapete che Emma è veramente molto molto brava. Intanto c'è Mark che sta cucinando, ma adesso lui deve andare al lavoro fra poco. Fra a che ora? Mi sa alle 9, esatto, adesso. Niente, ho fatto lasciare il lavoro in anticipo a Mark, così è rientrato a casa e questo bug è sparito. Intanto sta cantando mentre cucina. Jessica sistema la tavola e sistema la cucina. Oggi per Jessica vediamo cosa deve fare. Jessica è a disagio. A disagio perché? Aiuto nella gara di spelling. Ok, allora, alla gara di spelling della scuola Emma ha raggiunto il turno finale. Molto bene. Stavolta però deve fare lo spelling di una parola che non ha mai sentito. Lanciando delle occhiate nell'aula vede che la cervellona della classe le mostra un quaderno su cui è scritta in modo chiaro una parola. Deve accettare l'aiuto oppure tentare del proprio meglio? Fai del tuo meglio, dai. Comunque stavo dicendo, Jessica è a disagio, nausea mattutina. Jessica si è svegliata con un acuto senso di malessere. Poverina, Emma sa di potersela cavare da sé, così chiude gli occhi, ignora il quaderno e indovina lentamente ogni lettera. Sbagliato. Cavolo, no. La cervellona ride tanto da cadere dalla sedia, se non altro è meglio perdere in modo onesto, vero? No, povera Emma, poverina, si sarà anche imbarazzata? No, è concentrata però, ok, molto bene. Tommy è a scuola, facciamo stringi amicizie. Raggiunto il livello 3 di canto per Mark. Mark continua a cantare, basta cantare adesso, grazie, basta. Cosa hai detto? Mentre rispondeva a una domanda, Tommaso ha usato parole proibite. L'insegnante non credeva alle sue orecchie. Voglio far diventare Tommaso un po' un furbetto. Uno scansafatiche, insomma, uno che non si impegna tantissimo a scuola. O no, vanno presi provvedimenti, sono solo parole. No dai, vanno presi provvedimenti, perché comunque i genitori devono essere un po' di polso, quindi vanno presi provvedimenti. Facciamo compilare i rapporti a Mark. Internet compila rapporti, che così almeno fa il lavoro dell'incarico del giorno da casa, visto che ha lasciato il lavoro super in anticipo, praticamente non ce n'è neanche andato, quindi facciamolo lavorare un po' da casa. Intanto Jessica invece deve fare il troll nei forum, abbiamo detto, poi potremmo mandarli in città tutti e due, anzi facciamolo già, dai, visto che è un po' che non fanno niente loro due. Allora, viaggia con Mark. Ok, ed eccoci qua, li ho portati a Winterburg, al parco Piazza Gazza. Vediamo cosa c'è innanzitutto. Ah, ci sono dei giochi. Poi qua cosa abbiamo invece? Che bello però questo posticino, ancora non l'avevo visto. Che carino. Poi qua c'è il bar, qua c'eravamo già stati. A questo però è soltanto il parco. E qua c'è una piscina. Dopo magari li possiamo mandare in piscina. Allora, vediamo un po'. Mark gioca come mostro spaziale. Cioè, vediamo. Invece Jessica adesso è felice. Molto molto bene. Facciamola. Ok, lui è il mostro spaziale, così vuole spaventare il bambino. Ok, intanto Jessica, dicevo, annuncia l'apparizione presso Piazza Gazza.
Gioca col bambino. Jessica ha guadagnato 80.000 follower, però molto bene. Presentazione allegra. Bravo, però lo sta facendo giocare. Interessante questa cosa. Ah, Jessica si sta presentando, pardon, ho sbagliato. Facciamo presentare anche Mark al bambino. Presentazione allegra anche per lui. Poi facciamo una cosa, Mark offre un massaggio. Tommaso ha incontrato Tommaso a scuola. Ok. Bravo Mark, fa rilassare un po' Jessica. Poi bacia sulla guancia. Bravi. E questo cosa vuole? Professa amore eterno. Ma perché sono venuti tutti qui ad ascoltare? Che carini, Facciamo una cosa, manca poco in realtà alla fine della scuola, 10 minuti, però facciamo lasciare la scuola in anticipo a Tommy. Vediamo cosa combina. E poi portiamolo addirittura qui. Porta qui Tommaso. Tommaso è tornato a casa dalla scuola. Non serve che liberi spazio sullo sportello del frigorifero. Il suo rendimento è soddisfacente, ma non di più. Ah, comunque, nonostante tutto, non è neanche così malvagio. Ed eccolo qua. Ciao Tommy, cosa possiamo fare con te oggi? Vediamo un po'. Lui sta andando a giocare a scacchi. Ah, ok. Volevo mandarlo a divertire un po', volevo farlo divertire, invece si è messo a giocare a scacchi. Voglio far viaggiare soltanto Tommy. Dove possiamo mandarlo ancora non lo so, però vediamo. Viaggia e andiamo, vediamo se c'è qualche donzella carina da portarci dietro. Sono tutte un po' grandi loro, però sì, deve conoscere qualcuna decisamente. Quindi andiamo con, ok, lui, con Max. Proviamo con lui che sembra un ragazzino. Andiamo con lui, vediamo. Ed eccoli qua i nostri giovani ragazzi. Io direi mandiamoli in discoteca. Ci sta, dai, vediamo se c'è qualche ragazza da poter conoscere. Ed eccoli qua in discoteca. Proviamo a farli entrare. Vediamo, balla, non c'è nessuno però. Vai qui. Non c'è proprio nessuno, balla insieme. Non c'è nessuno però. Ok, non c'è neanche una ragazza, c'è l'unica che c'è, questa signora su di età. Niente. Lezione sim attivi. Tommaso è un sim attivo. Questi sim sono spesso energici e amano l'esercizio fisico. Invece qua chi c'è al bancone? Lei è un'adulta, Valeria Morosini, presentazione amichevole, vediamo. Vediamola in faccia com'è. Ah, ferma! È un po' grande per lui, decisamente no. Forse creerò io addirittura una ragazza da far conoscere a Tommy, quasi quasi, perché sarà un po' complicato altrimenti. Qua chi è arrivato invece? No, sono tutte troppo grandi per loro. Jade, giovane adulta, no, sono tutti grandi, ma quello è Derek. È arrivato Derek. E dai, sta arrivando un po' di gente adesso, meno male. Prima non c'era nessuno, però non c'è una ragazza carina, non c'è qualcuno da poter far conoscere a Tommy. Tra l'altro, una novità che ci sarà da questo episodio in poi, voglio far scegliere a voi quello che potrà succedere, quello che dovrà succedere nel prossimo episodio. Quindi la cosa che dovete fare è scrivere qua sotto nei commenti cosa volete vedere nel prossimo episodio. E il commento che riceverà più like sarà quello che sceglierò e quello che farò fare poi ai ragazzi, ai personaggi nel gioco. Quindi mi raccomando, commentate qua sotto e scrivete quello che vorreste vedere nel prossimo episodio e il commento con più like vincerà e giocherò e farò insomma quello che avete scelto. Spero che questa idea vi possa piacere. Se così mettete anche un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Detto questo, io direi che forse questo episodio può anche terminare qui perché, come dicevo all'inizio, non voglio farlo durare troppo come gli altri, voglio farlo durare un po' di meno perché comunque 30 minuti forse sono un po' tantini. E niente, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio, ciao!